Per la categoria di peso bantamweight 135 libbre sulla durata di 3 round da 5 minuti vi presento l'atleta all'angolo blu, viene da Palermo, rappresenta il team Italian Top Fighter. Per un'altezza di 1,60 m e un peso di 62 kg, 19 anni, 0 vittorie e 0 sconfitte, Dario è il gringo del Pozzo. L'atleta all'angolo rosso viene da Pompei, rappresenta il Narasuan Team di Ercolano per un'altezza di 1,70 m e un peso di 63,7 kg, 23 anni. Con 3 vittorie e una sconfitta, Alessandro Giordano. Arbitra il match Tommaso Pispico. E siamo finalmente arrivati al nostro main event della serata dell'evento Messapicum Fighting Championship 3, che vedrà Alessandro Giordano del team Naurisian contro Dario del Pozzo del team Italian Top Fighters. Main event che è un catch weight a 63,5 kg, 3 round per 5 minuti. Parte subito aggressivo Giordano, cerca il takedown del Pozzo, ottimo! Ottima ginocchiata da parte di Giordano. Ottima gomitata da parte di Giordano. Ottimo low kick da parte di Giordano. Ottimo sprawl da parte di Giordano, che difende benissimo il tentativo di takedown. Ottima ginocchiata al corpo da parte di Giordano, che cerca subito il takedown e va. Ora vediamo del Pozzo, spalle a terra, Giordano in top position. Ora cerca di portare dei colpi, Giordano pesantissimi. Ora tenta una kimura Giordano, tenta una kimura Giordano. Ora cerca di prendere la monta e la prende, ma è ancora in kimura Giordano. Cerca un ribaltamento del Pozzo, ma non ci riesce, Giordano è sempre lì in kimura. È sanguinante del Pozzo, abbiamo visto del sangue per terra. Ora Giordano sembra in netto controllo del match fino a questo momento. La situazione in fase di stallo, Giordano che ottima gomitata da parte di Giordano del Pozzo, sembra aver accusato questo colpo. Ottimo body kick da parte di Giordano, front kick, cerca di lavorare davvero molto bene con le gomitate di Giordano. Ottima difesa da parte di Giordano, ottime gomitate sempre al corpo. E ora ricerca la proiezione, una gomitata potentissima da parte di Giordano. Un'altra gomitata da parte di Giordano. Giordano che sta portando davvero tantissimi colpi ai danni del Pozzo. Ottima gomitata ancora. Sta lavorando davvero molto bene Giordano dalla top position. Lavora molto, ripeto, lavora davvero molto bene con le gomitate Giordano, pazzesco, ragazzo davvero talentuoso, che si allena all'Herculaneum Fighting Center dell'head coach Vittorio Marotta, un'altra istituzione per quanto riguarda le MMA in Italia. Un'altra gomitata,
ancora sanguinante del Pozzo e sta portando davvero tantissimi colpi pesantissimi Giordano. Ora si rialzano due fighters. Ottimo jab, ottimo low kick da parte di Giordano, scambio selvaggio fra i due che porta a terra un'altra volta Giordano al suo avversario. Tantissime le gomitate, pesantissime davvero. Davvero Giordano cerca di finire il match. Giordano, attenzione, grande impound, colpi davvero potentissimi. Colpi davvero potentissimi. Giordano vince. Giordano vince. E con questo match, l'ultimo della main card del Messapicum Fighting Championship 3, vi diamo appuntamento alla prossima edizione nella card di luglio. Vince per KO tecnico all'angolo rosso Alessandro Giordano. Questo non te lo levi più dalla testa. No, 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 no. Yeah, 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 yeah. Qua sbagliano più di mesi.